Ciao, Patrick. Posso sapere dove pensi di andare? Ma è a casa no, mia. Ti sbagli di grosso. Adesso tu andrai al Krusty Krab e ti farai assumere. Io non voglio sentire storie. Non posso farlo, non capisci? Non sono abbastanza bravo. Chi ha detto come prima parola in cosa posso servirlo? Sono stato io. Chi ha costruito una spatola con uno stuzzicadenti di legno? Sono stato io. Chi ha... Chi è tutto giallo e pieno di buchi ovunque? Io, sempre io! E chi è pronto? Io sono pronto! E chi è pronto? Io sono pronto! E chi è pronto? Io sono pronto! Oh! Bel colpo! Però ora, guarda cosa faccio io! Piaci molto, SpongeBob. Potremmo diventare dei grandi amici noi due. Anche tu mi piaci tanto, Sandy. Scusa, ma che cos'hai sulla testa? Oh, è un casco speciale. Me lo fai provare? Ah, no, mi serve per respirare. Senza mi manca l'aria. Ti capisco bene, io adoro l'aria, è così buona. Stai scherzando? Niente affatto, l'aria è la mia passione. Più aria c'è, meglio sto. Non ne ho mai abbastanza. Ah, davvero? Allora ti aspetto domani da me per un tè. E non fare tardi. Sta tranquilla, ci vediamo domani. Patrick! Che cos'è? L'aria? Ho conosciuto una scoiattolina che porta un casco pieno di aria. Intendi forse dire che si dà un sacco di arie? Non so, forse. Allora si tratta di un tipo snob. Se vuoi essere alla sua altezza, devi alzare il mignolo quando bevi. Più lo alzi e più dimostri di essere raffinato. Va bene così. Di più. E così basta? Sì, così è perfetto. Vedrai, amico, che farai un figurone con quella signorina. Mi piacere. Chi credi che sia disposto a sborsare quattrini per fare bolle? Salve, buongiorno a tutti. Ah, povero me. Buongiorno anche a te, Patrick. Ti va di fare una bella bolla? E dimmi un po', quanto mi costa? 25 centesimi. Oh, bene, il prezzo è ragionevole. Ecco, però io... Puoi prestarmi 25 centesimi? Sono contento subito. Oh, grazie, sei un vero amico. Grazie. E adesso attento, con due mani! Quanto è buffo quell'animale! Oh, Squid è tornato! Pronto, chi parla? Ehi, Patrick, Squid è tornato e i suoi migliori amici gli prepareranno un'accoglienza coi fiocchi. Mi fa piacere, chi sarebbero? Siamo noi! Forza, muoviamoci! Sorpresa, bentornato buon a casa! Buon Natale, amico mio! Renderemo questa giornata indimenticabile! Essere indimenticabile se tu te ne vai via. Non ti andrebbe una bella minestra per la tua giornata indimenticabile? Il miglior giorno di sempre. Non preoccuparti, ti imboccherò io. Oh, hai ragione, scotta un po'. No, lascia stare, non credo che la minestra sia l'ideale per rendergli la giornata indimenticabile. Io che pensavo che fosse un mio amico. Dovrai soltanto percorrere la pista. E va bene, qual è la prima cosa che devi fare? Premo l'acceleratore. No, hai sbagliato. La prima cosa che devi fare è cercare di mettere in moto la barca. SpongeBob, su, rilassati, è tutto sotto controllo. Bene, se lo dice. Allora procediamo. Che cos'è la prossima cosa da fare? Accelero. Infatti, no, non devi accelerare. Allora no, vado. No.
non è ancora il momento. Ok, si porta via. Ma guarda che disastro hai combinato. Non so che cosa mi sia successo, non ne ho proprio idea. Sono stufo di essere bocciato all'esame. Ho già provato a farlo 37 volte. Ok, erano 38. Certo che è importante, non voglio andare a piedi. Patrick chiama SpongeBob, rispondi SpongeBob, passo. Cosa c'è, Patrick? Ho una bella sorpresa per te. Mi dispiace, non sono dell'umore adatto. Alzati dal letto, forza. Va bene, adesso che cosa devo fare? Raggiungi il tuo armadio se vuoi scoprire di che sorpresa si tratta. Ok, sono davanti all'armadio. Ascoltami bene, che cosa è rosa e quadrata al tempo stesso? Non ne ho idea. Ma i tuoi calzoncini su Patrick! Pat chiama Sponge, Pat a Sponge. Prova. Pronto! Pronto! Pronto, mi senti? Pronto! Sponge a Pat, ti sento forte e chiaro. Ti sei ricordato della mela? E le mutande porta fortuna? Aspetta un momento, non le vedo. Eccole lì! C'è tutto! Mela, mutande e suggeritore. Sei pronto per superare l'esame? Ehi, arriva la signora Poop! Cerca di essere naturale! Ehi, ho detto Poop! Non move! Sali in barca! Siamo quasi arrivati al traguardo. Incredibile! Hai fatto dei progressi sorprendenti. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Dimmi la verità. Hai un suggeritore nascosto da qualche parte in testa? Magari si tratta di una radiolina che hai nascosto sotto questo buffo cappello! E chi lo sa, forse qualche tuo amico a distanza ti suggerisce tutte le mosse giuste che devi fare! Ah, che cosa divertente! Peccato che sarebbe una truffa in piena regola! Allora sono un truffatore, io devo dirle una cosa. Sì, certo, dimmi, allievo prediletto. Credo proprio di aver imbrogliato. Scusa, cosa hai detto? Ho appena detto che sono un truffatore. Sta attento, non devi lasciare andare il volante. Esattamente come ha detto lei. Ho un'antenna in testa, mi hanno suggerito che cosa devo fare. Sono un imbroglione. Non può essere. Un momento, ma dove è finita la strada? Dove siamo noi? Oh no, siamo spacciati! Come facciamo a tornare a casa? Non ci troveranno mai, abbiamo perso ogni punto di riferimento! È quella la direzione giusta. Non dirmelo, scommetto che è un altro trucco dei pionieri. Sì, il muschio cresce a nord, quindi dobbiamo andare lì. Quindi per di là, cioè da quella parte? Vediamo se ho capito bene, ne sei proprio sicuro? Dici che dovremmo andare in quella direzione? Esatto. Allora vado di qua. Cosa? No, aspetta, io non credo che sia una buona idea. Fidati, so esattamente dove sto andando. Ehi, ma che bella sorpresa! Finalmente siamo cresciuti! Cosa? No, non ci credo! Il conchi telefono! Presto, devo chiamare Squiddy! Mi serve il suo aiuto! Pronto? Quindi, aiuto! Non dirmi che a quest'ora hai già deciso di rovinarmi la giornata. Aiutami, è un'emergenza! La mia casa si sta rimpicciolendo, mister Dog! Io aiuta! Anna! Fantastico, è andato. Anna! No, è già ora di andare a giocare con il nostro amico Squiddy! Ehi, aspettatemi! Non posso mancare! Ma guarda che disastro, è davvero una catastrofe!
ecco cosa rimane della mia casa, un sassolino. Vuoi spiegarmi cosa sta succedendo? Oh, cattive notizie, ragazzi. Guardate com'è finita la mia casa, si è prosciugata. Non mi è rimasto più niente. Ma come farò adesso? Dove andrò a vivere? È una bella domanda. Ehi, ma è incredibile! Guarda che la tua casa è scomparsa! Aia! 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 Che bella fasciatura! Allora, che te pare? Vorrei viverci io. Lo pensi davvero? Beh, no. Monolocale. Siamo da capo. Vorrei mangiare in pace le polpette e non disturbarci! Vattene fuori di qui! Altrimenti, per i poteri a me conferiti, vi dichiaro marito e moglie e ora bacia la sposa! Se può sapere che cosa sta succedendo qui? Ti ho già detto che devi baciare la sposa! Ce l'hai fatta a convincere i due eroi? No, però mi sono sposato. Lasciami in pace! Lo sai che quando sto riposando non mi devi disturbare! Scusi, potrei parlarle? Ma che cosa vuoi ancora? Spero che sia importante. È una bella notizia, dipingiamo la nostra macchina invisibile. Se la state dipingendo, mi volete spiegare come fa la vostra macchina a essere invisibile? Ora basta, è tempo di mettere fine alla nostra vacanza. Dobbiamo subito tornare in azione, il male di nuovo in agguato. Il male di nuovo in agguato? Scusa, ma dove l'hai visto? Ecco laggiù! Allora, sei pronto? Si mangia! Non sono da mangiare! Devi dire la formula! Waterman e Supervista uniti nella lotta! Ma che cosa facciamo, capo? Ci serve aiuto! Creatura degli amici adunata! Ma che cosa? Mi pare che i loro riflessi siano un po' rallentati. Creatore degli abissi, all'attacco! Dammi un pizzicotto, non sto sognando, vero? Missione compiuta, amico mio! Ben detto, ce l'abbiamo fatta! È fantastico! All'improvviso mi sento ringiovanito! Siamo i difensori della giustizia! Ben detto, vecchio rimbambito! Piacere, ci conosciamo! D'accordo, questa volta non devo sbagliare. Cominciamo. Un po' di pane, del ketchup, aggiungo la senape, sottaggetti... No, devo ricominciare! Panino, senape, ketchup, lattuga, poi... Senape! Oh, ho sbagliato! Prima la senape e poi il panino! Uffa, ma dove è finito il mio talento? Aggiungo del ketchup! Calmati, rilassati, non perdere il controllo! Panino, scarpa, senape, pentolo, panino! No, non è possibile! Mr. Crab, non ricordo bene cosa devo fare! A dire il vero, non lo ricordo per niente! Che cosa ne dici di prenderti il pomeriggio libero? La ringrazio, signore, ma non posso! Chi preparerà i panini? Non preoccuparti, non c'è problema! C'è sempre Squinty! Che cosa? Mr. Crab ha ragione, ho bisogno di riordinare le idee. Allora com'era, panino? Che c'è... La porta! Dov'è finita la porta? Ehi, Mr. Crab, è terribile! È sparita la porta! Mi dispiace, le chiedo scusa. Questa storia dei sottaceti mi ha fatto perdere la testa. Sarà meglio che vada a casa a recuperarla. Scusi, può dirmi da che parte abito? Ah già, certo. No, no, sono sicuro che non era così. Era pomodoro, sottaceti e focaccia. No, non era focaccia, no, era ciambella, no. Accidenti, non capisco più niente. Ci vorrebbe un sonno ristoratore per schiarirmi le idee.
Forse era materasso, lenzuola, cuscino e poi... SpongeBob, ora basta, cerca di concentrarti adesso. Ci sono! Era materasso, SpongeBob, materasso, lenzuola e cuscino. Notte, Gary. No, no, così non va bene. Buonanotte, Gary. Un momento, neanche così va bene. Non ci siamo. Negativo. Coraggio, cerca di non sbagliare. Sbagliato! Sbagliato! No, sbagliato! Non va. Non ci siamo. No, 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 tutto da rifare. Uffa, c'ero quasi. Dunque, la sveglia. Ma come si fa a spegnere questo affare? Pensa, devi concentrarti. Ci sono. Il semaforo è in tilt. Posso dimostrare di essere un ottimo guardiano anche se non sono più a scuola. Aiuterò chiunque ne abbia bisogno. Forza, tocca a me. È ora di entrare in azione. Potrebbe questa città fare a meno di me? Patrick? Patrick! Ma... Patrick! Aiuto, il mio gelato sta parlando! Sveglia, sono qua giù! Ah, SpongeBob, ma eri tu! Senti un po', vuoi scendere da quel muro? SpongeBob! SpongeBob! Sono qui sotto! Che aria buffa che hai! Vieni qui, amico mio! Buongiorno, tutto bene? Sì, benone, colleghi! Ascolta, diamo la caccia a un maniaco. Hai visto per caso questo tizio tutto giallo? Ah, è quello il maniaco! Portatelo via, mi terrorizza! Calmati, è un identikit, non è il maniaco in persona. Adesso ti mostriamo di nuovo l'immagine. E ci dirai se hai visto questo tizio in giro, va bene? Sì, d'accordo. Perfetto. Oh no, è terribile! Torna a casa, è meglio. E già che ci sei, togliti quel cono dalla testa, ok? SpongeBob, rispondi, presto, rispondi, passo! Qui è SpongeBob, parla, passo! Vieni subito, non voglio più fare il vice guardiano, ho troppa paura! Non devi mollare, mantieni il controllo! No, non ce la faccio, voglio andare a casa! Povero pivellino. Ok, ti raggiungo. Dai, sbrigati, mi sa tanto che fra poco farà buio. Nel caso accendi la sirena, arrivo subito. Resta, SpongeBob, vedo il maniaco! Dimmi dove si trova! Se ne sta fermo all'incrocio tra via Conchiglia e via Corallo! Ma è dove mi trovo io? È vicinissimo, ma io non riesco a vederlo! Dimmi che cosa fa! Vediamo! È fermo in piedi sotto un lampione! Ha un'aria molto minacciosa! Vattene via subito da lì! Sto strillando come un matto! Credo che stia per attaccare! Sembra un pazzo scatenato! Scappa! Nasconditi dietro al palazzo! No! Torna subito indietro! Presto! Nasconditi dietro al palo! No! Ah, aspetta! Il maniaco è nascosto lì dietro! Presto! Torna sotto la luce! No! Aspetta! C'è anche il maniaco lì! Scappa! Ripetere, basso. Il maniaco è entrato nella cassetta delle lettere! Ah!
briciolo di materia grigia. Ma che strano, hai visto? Sembra tale e quale a casa nostra. Ehi, guarda, c'è persino Gary. Gary, vieni qui, avvicinati. Fermati, non t'azzardare ad avvicinarti. Non è che una messa in scena. Gli alieni hanno trasferito i nostri ricordi nel loro ambiente e cercano di disorientarci. Vuoi dire che si sono impossessati di quello che crediamo di pensare e che ci fanno credere che i nostri sono pensieri che in realtà non pensiamo? Almeno credo. Proprio così, ma non ho intenzione di cascarci. Evviva! Oh, l'hai preso, bravissimo! Sandy ne sarà davvero entusiasta. Oh già, Sandy, l'avevo totalmente rimossa. Mi odierà per averle rubato l'astronave. Ma quando le porterò un alieno in carne e ossa, si sentirà in colpa e mi amerà per sempre. Non voglio tirarmi indietro, più sono e meglio è. A caccia di alieni, andiamo a caccia Zitto, di alieni. Zitto, non urlare, meglio non farglielo sapere. Ah, A caccia di alieni, un gran bel film. L'ho visto di recente anch'io alla TV. Su, ora muoviamoci, Patrick. Passiamo a casa del vecchio Squiddy. È un po' che non si vede in giro. Andiamo a trovarlo. Forza, carica il fucile. Guarda com'è brutto. È proprio mostruoso. Da vicino è ancora più brutto. Su, cominciamo ad analizzarlo. Aspetta, ma che cos'è quello? Sto per vomitare. Calmati, ho capito di che cosa si tratta. Una porcheria. Ma no, è la borsa delle uova. Esaminiamo l'embrione. Due gemelli. Che sono? Non vorrei essere scortese, ma toglimi qualcosa di dosso! Ah, è pieno di tentacoli! Ma questo volante non riesco a tenerlo! Aiuto, continua ad allungarsi! E voi che ci fate in casa mia? Uscite subito! Rivaglio i miei tentacoli! L'alieno si è svegliato! Forza, catturiamolo presto! Andate via! Lo prendo! Hola di bordo, ragazzi! Siete un po' cresciutelli per giocare ai pirati, no? Oh, no, sparatemi, no! Ok, sparatemi pure, ma non rubatemi i soldi! I tuoi soldi non ci interessano, alieno lunare! Svegliami, i guadagni bruciano! Che cosa sta bruciando? Ah! Che cosa possiamo fare? Ha qualche idea? Tieni, usa questo! Oh, no! Te l'abbiamo fatta! Chi mi disturba? Sono io, aprimi! È Patrick! Vattene via, non voglio vederti mai più, hai capito? Il mio amico SpongeBob non mi vuole più bene! Sì, hai detto bene! Infatti tu sei il mio peggior nemico! Adesso calmati, non è vero! Stavo solo scherzando! È un gioco! È il giorno dell'opposto! Il giorno dell'opposto? Sì, ne ho sentito parlare! Davvero? No, per niente, che roba è? È il giorno in cui ti comporti in modo opposto a quello che fai di solito! Oh, dai, voglio provare, fammi provare! Ma cosa fai? Basta, respira! Non è così che si gioca! Ti faccio vedere io come fare! Sei pronto? Si comincia! Miau! Miau! Oggi ma avemo... Eneb! Che divertente! È buffo parlare al contrario! Vediamo un po', mi daresti una mano a fare qualche lavoretto alla casa? Ne avrei davvero bisogno! Certo che no!